Noi cominciamo con un sorriso. Sì. Buongiorno. Tanti saluti. Ciao Natian. Ciao ciao. Mamma, questa mattina la tua scrivania, cioè oltre... La filosofia di Umberto Eco, sì, belli, mi piace tantissimo. Tutti i libri belli alti. Sì, ne ho preso uno anche per non sbagliarci quando parliamo. Sì, la grammatica. La grammatica italiana di Seriani. Bellissimo. Sì, bellissimo. Sì, 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 questo lo leggi tu e poi dopo ci farai un corso. Perché... No, per carità. Poi vabbè, Nietzsche vabbè. Non manca che mai. Nietzsche, che dice? No, ma io... questo qui, psiche, sulla mente inconscia. Questa? Aspetta. La donna che morì dal ridere. Questo qui è bellissimo. Psichiatra e neuroscienziato indiano. Indiano. Bello, me lo consigli? Io, se ti piace, sì, dagli un'occhiata e poi decidi tu. Perché io voglio morire ridendo. No, per carità. Non è così. E non è una morte bella, credimi. All'inizio quando ridi sei contento, ma poi dopo... però adesso mi ha incuriosito. Proprio no. Beh, Ramachandran mi piace molto, l'ho conosciuto tanti anni fa. Parlare di lui diventa problematico in pochi minuti, però ti posso parlare della sua teoria del ecco. Ah, eh? Sì, certo. Ecco. Lui dice che noi siamo mossi nelle nostre azioni, nel nostro fare, nel nostro agire, spinti dalla ricerca di un obiettivo che si chiama appunto ecco. Allora, per quanto riguarda il sesso, per esempio, c'è il rapporto sessuale per arrivare infine all'orgasmo, e quando arriva l'orgasmo dici ecco. E sembra che tutta la natura, compreso l'essere umano, si muova in questa funzione. Se noi giochiamo a scacchi, quello che ci attira è l'obiettivo finale, quindi scacco matto, ecco. Se giochiamo a pallone, guardiamo la partita di pallone, anche da spettatori, i giocatori che si passano la palla, quello tirano in porta 50 volte, però quello che ci fa godere alla fine è il gol, ecco! E per cui, secondo Ramachandran, noi ci muoviamo, tornando indietro nel tempo, lui fa questo racconto, questo esempio di quando l'uomo delle caverne inseguiva la donna, che però mentre lui le correva dietro, lei ogni tanto spariva tra le fresche frasche, spariva dietro un albero, spariva, e non la vedeva più. E tutte le volte che la vedeva sorgeva un ecco, e allora proseguiva nel suo intento fino a cercare di ottenerla. E nel momento in cui l'aveva ottenuta, ecco, lì è il massimo del piacere. Per cui questo sarebbe anche il motivo per cui ci piace magari una donna che non è completamente nuda da subito, ma che lascia trasparire qualche cosa che ti fa desiderare quel ecco da conquistare andando avanti nel tempo e nella seduzione e così via. Non so se ho reso bene l'idea del ecco. Quando fai, anche quando cucini, che poi è finito, che metti lì, ecco, e mangi. Dopo, una volta che si è esaurito l'ecco, noi ne cerchiamo un altro. E in tutti i tipi di azioni che noi facciamo, cerchiamo quel ecco. E adesso? L'Alessi, questa roba qui è una roba come, non so, 15-20 anni fa, adesso non mi ricordo, però, insomma, è simpatica spiegata in questo modo. Sì, molto. E sono curiosa di chi ci sta ascoltando ogni volta che sentirà o dirà ecco, quindi... E al mattino quando arriviamo noi in Facebook ecco. Abbiamo messo il video ecco. O qualcun altro che dice ecco. Mamma, per carità, andiamo da un'altra parte. No, se ci fossi solo tu direbbero ecco. Ma siccome ci sono anch'io, l'unione fa la forza. Va bene, ecco, ecco. Alla prossima, condividete, grazie, condividete. Ecco. Ciao.